tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Ha finalmente avuto inizio il Giubileo della Misericordia e la scelta di continuare con il Giubileo ha lasciato molti perplessi in seguito agli attentati terroristici di Parigi. Lei cosa ne pensa? Si fa bene ad andare avanti nonostante la paura? Ma per me non doveva neanche esserci il Giubileo, la trovo... Dopo l'Expo come si fa a far su cassa in Italia? Un bel Giubileo, perché ci abbiamo bisogno per imparare la misericordia di queste cose? Quindi ai governanti, alle chiese che si uniscono all'economia e tutte quante, io dico buona vita, ma io non sono d'accordo né che ci fosse né di sospenderlo né niente. Per me non dovrebbe esserci proprio. Parlava proprio del fatto di far cassa, quindi secondo lei il Giubileo sarà più un'occasione per avere delle entrate tra turisti e pellegrini che verranno in visita a Roma o comunque ci saranno un sacco di spese dovute alla sicurezza piuttosto che ai trasporti che ora non funzionano proprio benissimo a Roma? Ma sarà un magna magna come sempre, no? Quindi arriveranno i soldi, se li distribuiranno e diranno ho pagato la sicurezza, pagato di qui, pagato di là e incassano sempre i soliti. Io misericordia non la vedo, anzi vedo un magna magna. Anche proprio per il livello del significato del Giubileo, è un evento che è al passo coi tempi o qualcosa che è un po' fuori dal mondo per quanto riguarda i nostri giorni? Ma no, io concordo sulla misericordia, ma misericordia l'abbiamo tutti i giorni, o ce l'hai o non ce l'hai, non ho bisogno del Giubileo. Quindi da non credente sono molto più vicino alla misericordia di tanti non credenti veri. Lei cosa ne pensa? Si fa bene ad andare avanti nonostante la paura? Sì. Benissimo, siamo in Italia, è giusto così, si è deciso il Papa, per me va bene così, perché anche se ci sono successe a Parigi dei disastri, non è giusto che noi ci fermiamo. Se da una parte, appunto come diceva, il Giubileo può fare del bene, dall'altra esiste anche un problema magari logistico, controllare la città di Roma, con tutte le problematiche che ci sono state, i mezzi che non funzionano, comunque anche la sicurezza. Secondo lei l'anno santo sarà più fonte di entrate tra turisti e pellegrini che verranno in visita o di uscite proprio per la sicurezza o l'organizzazione? Così e così, non lo so, non saprei cosa dire, ma penso che andremo a pari. Sì, giustamente. Non bisogna farsi intimidire da nessuno, bisogna combatterla. L'anno santo sarà più una fonte di entrate proprio per le visite dei pellegrini e dei turisti che verranno a Roma o più di uscite per la sicurezza, l'organizzazione dei mezzi di trasporto? Sicuramente ci sarà tanto caos, però sicuramente porterà tanto bene, ma c'è anche il rischio del male, logicamente. La sicurezza è tutto comunque, le frontiere devono essere più controllate e tutelare più i cittadini italiani, nel senso che non sappiamo queste persone che arrivano come arrivano, con passaporti falsi e tutto il resto. Quindi un maggior controllo sicuramente nelle frontiere. Quindi particolarmente in questo periodo, dice lei? Ma io direi sempre, perché non è che bisogna spaventarsi adesso, perché la paura c'è tutti i giorni purtroppo, nelle grandi città soprattutto. Noi magari come piccoli paesi non la viviamo questa realtà, però sicuramente ci penserei due volte andare in aeroporto in questo periodo sicuramente. Feste, non feste. Lei pensa che andrà a Roma per l'anno santo? No, assolutamente. Non voglio rischiare, poi non sono una che viaggia, quindi assolutamente. Voglio stare tranquilla. Tanto seguo tutto con la televisione, quindi abbiamo queste informazioni quotidiane, quindi tutte queste TV locali che trasmettono. Io personalmente in mezzo alla confusione, no. Non sarei neanche in grado di gestirmi assolutamente, non sono neanche data all'Expo, quindi figuriamoci. E quindi per quanto riguarda invece proprio il significato del Giubileo, crede che sia un fenomeno al passo con i tempi o forse un evento che non appartiene al mondo moderno? Io personalmente non mi interessa tanto il discorso di fede cattolica eccetera eccetera, perché lo vivo personalmente, non mi interessa il discorso di dover partecipare a, appunto, una è cristiana, le sue regole, il Giubileo eccetera eccetera, però io personalmente non ne vedo l'utilità. Secondo me c'è dentro tutto un discorso di soldi, di interessi, di tutto, perché ormai le cose si fanno solo per quello che porta denaro fanno,